Ascolta, guarda, ti spiego in sostanza come. Ok, ci sono. Zio Michele fantastico. Giuseppe, l'ho svegliato stamattina, povero. Ho sbagliato un numero, volevo chiamarlo zio, ho chiamato lui. È giusto, a 20 anni bisogna dormire. Fantastico. Niente, prendo il treno per Andrea e non ti dico dove vado. Bella sorpresa, io sono quello. Schiaccio. Che bello. Sciccosissimo. Mamma mia, che treno sciccoso. 1,30 euro. Andrea, una città. Mamma mia, effettivamente uno con uno zaino come il mio mi guardano tutti, ma vai, destinazione nuovo museo. Scena spassosissima, lascio passare una signora, tutta sorridente, mi ringrazia e cosa mi dice? Si vede che non sei Andrino. Del confetto e qui appunto ci sono le materie prime che utilizziamo, la nostra mandorla pugliese e la mandorla siciliana l'avola, ah, sono completamente differenti nella forma e in passato le si sgusciavano tutte quante singolarmente a mano mamma su mia questa grossa pietra, la famosa chianca, con questo attrezzo in metallo che sono i vecchi bulloni delle ferrovie, quindi si tratteneva la mandorla tra le dita, si dava un colpo e la si sgusciava. Wow, chissà quante dita sono partite. Dopodiché con anche una velocità molto sostenuta, dicevo, dopodiché si passavano in questo contenitore pieno di acqua bollente, l'acqua bollente serviva per ammorbidire la pellicina, dopodiché si passavano in questo macchinario, il pelamandorle, dove delicatamente venivano tutte quante pelate. Da una parte finiva la mandorla pelata, dall'altra parte tutto lo scafo, quindi tutta la pellicina. Poi abbiamo le altre materie prime, quindi oltre alla mandorla pugliese, mandorla avola, le nocciole del Piemonte, lamine d'argento e chicchi di caffè. La fase successiva è la pelatura e la confettatura, e ancora oggi lo si fa all'interno di questi grossi contenitori che prendono il nome di passina. E ancora oggi la nostra azienda si trova a Trani in pratica, e ancora oggi vengono utilizzate le passine. Immagini la bassina in un continuo movimento circolare, man mano che ruota viene preso il cioccolato e gradualmente lo si va a versare all'interno e quindi si fa nei diversi stati da cui è fatto un confetto, cioccolato bianco, cioccolato fondente. Qui abbiamo invece una raffinatrice con cui si produceva la pasta di mandorle. La pasta di mandorle non è altro che la mandorla raffinata grazie a questi due rulli che sono in granito, da sotto usciva questo composto di pasta di mandorle, unendoci zucchero e vaniglia si fa il marzapane. Il marzapane si passava negli stampi, si creava la forma e queste decorazioni che le vede si facevano e si fanno ancora oggi tutte quante a mano. Ecco perché costa l'ire di Dio. Esatto, perché anche se sono passati più di 120 anni la lavorazione è ancora artigianale. Meno male. C'è lavoro almeno. Certo. E qui abbiamo invece una brillante. La parola brillante deriva dal francese, significa ubriaco oscillante, perché effettuando un movimento oscillatorio in passato, in questo modo, venivano confettate mandorle e nocciole manualmente. Ovviamente già c'era nel 1751 la brillante. Sotto poi c'era sempre il braciere che permetteva la cottura e un lato con il contenitore col cioccolato. Che bello. Qui abbiamo invece racchiuso tutti i vari oggetti per la realizzazione dell'ultimo bonbon che ha assaggiato, quindi quello con l'anima liquida, il cuore, caffè, rosolio. Questo composto bianco è l'amido di riso. Nell'amido si creava prima una forma con degli appositi stampi.
per poi versarci il liquore in questo modo. Il tutto si ricopriva nuovamente di amido e lo si lasciava in posa per 24 ore. Il giorno successivo tutto questo si passava nel setaccio, quindi veniva tolto l'amido in eccesso e uscivano delle piccole sfere di zucchero cristallizzato con l'anima liquida interna, per poi passarle nelle bassine e ricoprirle di cioccolato. Ancora oggi si fa così. Ora comunque, per avere un'idea un po' più chiara, le mostro un piccolo video realizzato in azienda. Volentieri. Per questioni di igiene non si può visitare l'azienda, quindi abbiamo realizzato questo video che riassume ciò che io le sto dicendo. E qui, in base al quantitativo di liquore, di liquido che si voleva versare, si utilizzava l'imbuto. Fantastico. Ah, le misure per liquidi. Prego, prego, scusami. No, non si preoccupi. Questo è il mulino a martelli con cui veniva prodotto lo zucchero a velo. Ah. Veniva, wow. Ci sono dei tamburi all'interno del macchinario che si muovevano ad una velocità molto elevata, che andavano a rompere i cristalli dello zucchero, quindi usciva lo zucchero raffinato, anche lo zucchero a velo. Fantastico. Poi abbiamo racchiuso tutte le varie scatole, i vari riconoscimenti, i vari documenti. In particolare queste qui, che sono le famose bomboniere che la suocera donava all'epoca alla futura sposa. Consideri che queste sono degli anni 30, del 1930, 30-31, sono in cartone, poi man mano sono state sostitute in latta, in cristallo, in argento. Oggi la tradizione non è più sentita come un tempo. Però del dono, dici? Sì, sì, del dono della bomboniera. Però ci sono molte suocere che non lo fanno per tradizione, però dato che è sempre bello ricevere i confetti, diciamo, si recano qui durante il periodo di carnevale e acquistano un semplice anche sacchettino con i confetti all'interno. Ok, questa la chiamano la strada più piccola del mondo. Si va di qui. Mi fa ridere, la strada più piccola del mondo è veramente buffa. Ok, quale delle due? Eccola, fantastica, la strada più piccola del mondo. Ma non ci credo, no, non ci passo. No, è fantastica. Aia, non ci passo. Ma no, è geniale. Geniale. Guarda. Fantastica. Pullman per Trani. Sono a Trani, sto andando, ho trovato un bed and breakfast, grazie a Maria e all'ingegner Savona. Mi dicono che Trani è stupenda, perciò ho trattato per due notti, 25, ormai il prezzo è quello, e è bella, vado. Sì, sì, sono già rimasto d'accordo e stavo arrivando, sono arrivato adesso. Opla. Che bello. Mamma mia, è uno scavo archeologico. Come sei? Io arrivo da Monza. Monza. Sto girando tutta la Puglia a piedi. Davvero? Giuro. Sola? Sì, da solo. Ora, piano piano. Proprietario, una Rolando. Eh. Un po' vecchio, ma molto attivo. Ah, grande. Che bello. Allora, Rolando. Permesso. Arrivato. Buongiorno. Lei è un proprietario tutto castello. Ok. Perfetto. Eccomi. Io sì, guardi. Siamo rimasti in pochi. Grazie. Conta, guardi, ti spiego in sostanza come